Buongiorno a tutti. Allora, oggi vi parlo dei 5 fondotinta per tutti i giorni che amo. Se mi seguite sapete che io amo tantissimo questi prodotti. Sono le BB Cream CC Cream di Sobioetic. Come vi ho già detto nella recensione specifica di questo prodotto, ho notato che le BB Cream, nonostante siano pensate per pelli un po' più secche, sul mio viso asciugano un po', quindi la utilizzo principalmente la BB Cream d'estate. Mentre la CC Cream è un po' più idratante, probabilmente perché c'è il latte d'asino all'interno. Comunque sia, la trovo eccezionale d'inverno. Le inserisco nei top fondotinta perché comunque al di là del nome, quindi del beauty balm o color cream e così via, in realtà sono come dei fondotinta perché hanno una coprenza ottima e sono veramente hanno una buona tenuta, ma sono comunque leggere sulla pelle. Vi parlo sempre per quanto mi riguarda, per la mia pelle che comunque è mista grassa. Quindi per le pelli che sono eccessivamente secche o secche non le consiglio perché sono un po' troppo pastose. Invece vi consiglio un'altra tipologia di fondotinta, anche se ne sono tre, fondamentalmente bisogna vedere il tipo di pelle, sempre per tutti i giorni, che sono quelli di Bioniche. Le basi di Bioniche sono veramente ottime. Allora, abbiamo il Matte Zone che ha una coprenza media, tende ad asciugarsi, anche se ovviamente dovete mettere la cipria, come su ogni tipo di fondotinta che vi sto mostrando. È specifico per pelli miste grasse ed è disponibile in 5 colorazioni. Idem per quello Hydra, lo adoro, questo è uno dei miei fondotinta preferiti. Considerate che per un periodo ho avuto la pelle disidratata, non secca ma disidratata, che si desquamava in superficie, e questo è stato il mio alleato. Veramente mi ha salvato da tutto, nel senso che io non riuscivo a truccarmi e solo con questo fondotinta riuscivo ad uniformare almeno l'incarnato. Ovviamente ha una coprenza molto leggera perché è quello idratante, quindi molto molto leggera, ma questo non mi dispiaceva perché comunque sulla pelle risultava molto confortevole. Un altro fondotinta molto luminoso è questo, che è il Lifting, sempre della stessa azienda. Anche questo con SPF 15 e disponibile in 5 colorazioni. Lo consiglio per tutti i giorni per chi ha diciamo un po' più di segnetti di espressione, perché comunque non segna ed è molto luminoso, quindi non ha un finish matte opaco, ma luminoso. Questo non vuol dire lucido, ok? Non è un fondotinta grasso. Io l'ho utilizzato nonostante ho una pelle comunque mista grassa, ma non è un fondotinta grasso e corposo, bensì è luminoso. Un altro fondotinta, quindi stiamo parlando del quarto fondotinta, perché quelli là li ho raggruppati in una sola categoria, è questo qui di Kiko. Lo Skin Tone è disponibile in tantissime colorazioni, veramente la Kiko ha sfornato questa tipologia di fondotinta disponibile in tantissime colorazioni, il che è molto bello perché anche le carnagioni più scure o quelle molto molto chiare riescono a trovare la colorazione. Il colore che ho io è il Neutral 40 ed è quello che amo quando non voglio avere sul viso la sensazione di troppo prodotto. Ha una coprenza modulabile ma non eccessiva e lo preferisco con l'applicazione con le mani perché ho riscontrato che è un po' più coprente rispetto a quella col pennello o con la spugnetta. Si agita prima e il finish è sempre luminoso, ma non troppo, quindi va benissimo dalle pelli miste ma anche tendenti al secco. Un altro fondotinta per tutti i giorni, l'ho scoperto recentemente, è questo qui della Liquid Flora, che è un fondotinta bio, naturale, eccetera 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 eccetera, e ho scoperto che piace molto anche a voi perché ho postato una foto su Instagram. A proposito, seguitemi anche lì e su Facebook. Ho postato una foto su Instagram e mi avete detto che vi trovate molto bene. Io credevo fosse un'azienda nuova ed invece già ha 3-4 anni. Ha rivoluzionato un po' i pack e c'è il dispenser che non amo tanto, però il prodotto all'interno è veramente molto valido. Perché? Perché l'effetto è un effetto molto levigante della pelle e ha una durata veramente eccellente. Infatti non sapevo se inserirlo nei fondotinta da tutti i giorni o nei fondotinta top 5
delle occasioni importanti. Questo perché? Perché mi ha sorpreso tanto la durata. La durata di questo fondotinta è veramente fantastica. Io ritorno a sera che ho ancora fondotinta, fard, terra al loro posto. Molto spesso quando il fondotinta non è buono di base, anche il fard e la terra vanno via, perché la pelle tende anche un po' ad assorbire il prodotto. Invece con questo fondotinta non mi succede. Ho riscontrato però un'unica pecca: praticamente quando lo applico, dopo un'ora che ce l'ho su, divento lucidissima in queste due zone qui e sulla fronte. Quindi io solitamente poi mi porto la velina e tampono. Una volta che ho praticamente espulso i lipidi in eccesso, quindi i grassi in eccesso, il fondotinta, il prodotto non mi dà più problemi, quindi resta comunque opaco. Ovviamente questa cosa mi succede nonostante la cipria, quindi non è che esco di casa senza cipria e poi sono lucida, no, metto la cipria e mi lucido comunque. Ma come vi dicevo prima, se mi asciugo non ho più questo problema. E niente, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere se c'è qualche altro fondotinta da tutti i giorni che devo provare assolutamente, che scappo a fare shopping. Vi do un grosso bacio e ci vediamo domani. Ciao!